Salve a tutti i breakers e benvenuti in questo nuovo video di Super Meat Boy. Sono tornato per il vostro immenso piacere, spero. E guardate cosa ho scoperto, il mondo oscuro, che sarebbero tutti i livelli con la difficoltà aumentata. Per darvi una piccola idea, questo è il livello 7 del primo mondo. Scusate se ho la voce un po' stupida, però sarà così perché mi era malato. Questo è il livello 7 del primo mondo. Adesso noi premiamo shift, andiamo nel Dark World, e questo è il livello 7 del primo mondo oscuro. Ci sono rimasto un po' di merda quando ho scoperto questa cosa, perché il gioco viene raddoppiato. Ora sono andato avanti anche un po' da solo, perché penso vi sareste anche stufati un po'. Questo video è giusto per far vedere ciò che ho fatto. Allora, ho scoperto le Warp Zone. Sarebbero i buchi neri sparsi nei livelli che ti portano a livelli segreti. Per intenderci, quelle rosse ti sbloccano nuovi personaggi, e quelle viola invece sono solo per i bandage, ovvero per ottenere comunque nuovi personaggi. Warp Zone. Vi lascio al video. Questo video mi fa scoppisciare. In realtà, non so voi, però Commander Video, quello che io chiamo Slidy, perché lui può volare. È lento, ma può volare. Ed è tipo la cosa migliore di questo gioco, questo personaggio. Può volare per un limite, per un periodo limitato di tempo, ad ogni salto che fa. Ed è epico. Epico, ci ho fatto più di un livello con questo personaggio. Adesso se non ce la faccio è perché sono io impedito. Devo un attimo riprendere dimestichezza con i comandi. Anche se ho fatto a più a livelli alti. Perfetto. E poi c'è questo. Comunque i comandi sono gli stessi, cioè più o meno. E ti sblocchi lui. E poi c'è per esempio questa. Che è un po' alla Super Mario. E come i livelli non sono chissà che difficoltà, però hai 3 vite per ogni livello, e se no devi iniziare da capo, e non è così facile come sembra. Se voi vedete che io li faccio facilmente, perché li ho già fatti, cioè tenete la mente. E in ogni warp zone, diciamo, in ogni warp zone viola ci sono 2 bandage, nel secondo e nel terzo livello. Olè. E questa parte io non l'ho capita. Che cazzo mi significa? Va bene. Poi c'era un'altra warp zone figa nel mondo oscuro, questa qua. Space Boy. Che fighissimi, che sono livelli fighissimi, però sono anche di una difficoltà disarmante. Poi sono anche stupido io, ma va bene, cioè. Cioè, qui devi saltare sulle animazioni di asteroidi. Vabbè, dai, warp zone a go go. Sei cazzo, ho capito. Basta, ecco.
Sono tornato, adesso vi caricherò di video proprio pieno. Sono pieno di video da fare, devo fare praticamente un video di ogni serie, quindi Allora, sono livelli che comunque non sono molto più difficili di quel che sembrano, ma molto più difficili di quel che sembrano. E sappiate che Meat Boy pixelato lo detesto molto di più di quello HD. Il terzo livello è qualcosa di impensabile di questa Warzone, che l'ho fatto solo una volta a culo, cioè è tutto a caso, cioè proprio non so dove cazzo andare. Cioè, per darvi un'idea, oh merda, no, mamma mia che salvataggio, no. Troia. Vabbè, insomma, avete capito. Cioè, non starò comunque qui a mostrarvi tutto. E ho sbloccato una cosa. Allora, per chi non avesse notato, qui una volta c'era solo un punto interrogativo, adesso ce ne sono due. E qui l'ho sbloccato un mondo. Non chiedetemi come cazzo l'abbia fatta a sbloccarlo, raccogliendo buchi neri a caso, e guardate, è disturbante, non l'ho mai aperto finora, e vediamo cos'è. Dottor Fetus? Lo deridono. Cos'è? Levels. Cos'è? Sono tipo le statistiche quelle. Vabbè, l'animazione però è tipo epica. Qui all'ospedale non preoccupatevi. Di livelli ne ho fatti un po' oltre. Però adesso ve li mostro tutti. Cioè, magari tutti no. Però, tipo, questo non è che c'è molto da capire. Però sono comunque così stupido da non riuscire a farlo. Porca troia, troia, porca troia. Sentite, insomma, avete capito. Facciamo livelli che non ho fatto, va così. Allora, poi mi sono sbloccato questo personaggio, che è stupidissimo. E poi ovviamente slidy. Ok, vai Meat Boy. Sei tutti noi. Ah, purtroppo slidy muore al vento. Senza motivo. Ok. Pappa. Oddio! Che cazzo? Qual è il senso di questo livello? Ops, mi sa non è quello. Allora. Si vado di qua. E ti fotto. Cazzo. Esce! Vaffanculo, vaffa. Basta. Basta. Praticamente io, ragazzi, vorrei che il prossimo episodio sia già il secondo episodio boss. Questo vorrei. In modo da farmi perdonare, diciamo. Oddio.
di nuovo. Porca puttana. Comunque spero, cioè, di essermi fatto perdonare con le warp zone, perché secondo me sono comunque epiche. Porca troiaccia. Allora, Meat Boy, Meat Boy, non mi interessa un cazzo che c'è vento. Anche da noi c'è vento, piove che straripa il fiume e io non mi lamento. Vabbè, non la metto vicino al fiume, ci mancherebbe pure altro. Suicidati, senti. Mi sta venendo una cazzo di voglia di usare slidy. L'ha dato Meat Boy. Vabbè, poveretto, che ha fatto di male? Tutta colpa del Dottor Fetus. Questo livello mi ha rotto il cazzo, ok? Esci! Allora, suppongo che questi siano ostacoli. Le siringhe le riconosco. No. No, no, ma porca troia! Non preoccupatevi, mi sa che deve fare un altro episodio prima del boss. Cioè, non vorrei saltare troppi livelli. Per quanto portarveli tutti sia appunto difficile, saltarne troppi è ingiusto. Però mi sto irritando. Bitmon, cazzo! C'ho mal di gola, Bitmon. Porca troia. Non farti odiare. Io ti amo, ma tu non devi farti odiare. Cioè, ma i livelli che ho scelto io da fare erano proprio a caso i più facili. Ma io non lo so, guarda. Ma dubito. No. Perché? Perché mi tocca fare queste cose? Quanto è vero che il Super Meat Boy è fatto di carne? Tandate sacche di piscio, levatevi dai coglioni! Sto cercando di finire un cazzo di livello! E voi sacche di piscio mi mettete in mezzo! Vi detesto, sacche di piscio, vi detesto! Anche se non vi l'ho fatto solo per farvi capire che sono tornato, non è comunque una scusa per non fare un cazzo. Dai, almeno un livello, vabbè, un livello l'ho fatto. Lo ammetto, però un cazzo, dai. Guardate quanto cazzo è maledetto quel coso. Quella sacca di piscio che mi odia con tutto il cuore. Vabbè, sentite, basta. Basta, davvero non ce la faccio più. Vi porterò un altro video il più presto possibile. Ci vediamo alla prossima. E grazie delle 900 visualizzazioni, comunque. Grazie. Sono tornato, baby.